questo è un esempio di scuola di cattivo management, di management irresponsabile, di management esaltato, e tutti i conti economici truccati. Truccavate pure i conti economici dei filiali, taroccati. Lo scopo della presente riunione è innanzitutto per raccontare quello che sta succedendo e poi naturalmente per darvi dei messaggi e farvi delle richieste. Io farò una breve introduzione, poi lascerò la parola all'intendente Fussis. Lo dico subito, scusate, io parlo in maniera molto diretta, perché ne ho sentite di tutti i colori. Non c'è rischio di commissariamento. C'è un piano industriale serio, è un piano industriale naturalmente in corso di definizione, che prevede tra l'altro gli interventi di investitori istituzionali. Questi investitori istituzionali, che sono una parte pubblica, poi meglio ve lo spiegherà l'ingegnere De Bussis, e poi una parte privata, cioè sostanzialmente il fondo interbancario, prevede sostanzialmente un percorso light. Quindi non stiamo parlando di Genova, che è passata sostanzialmente da un'ipotesi di commissariamento, meno che mai stiamo parlando delle banche venete. Si tratta di esperienze passate che la vigilanza non vuole ripetere e soprattutto non vogliamo ripetere noi. La buona notizia è questa: noi abbiamo iniziato un percorso di messa in sicurezza della banca. È un percorso ufficiale, è un percorso che è assistito dalla vigilanza in tutti i suoi passaggi. Se la vigilanza ci sta supportando in questa fase, e adesso poi vi diremo come, è perché credono nella banca, credono in quello che voi state facendo, quindi credono soprattutto nel capitale umano della banca. Noi adesso abbiamo avviato un percorso, sarà un percorso molto breve per certi versi, per i primi passaggi, che si chiuderà prima di Natale. Questo percorso vede che assistito passo passo dalla vigilanza, parte da una premessa che la banca c'è, la banca non si tocca, perché la gente vuole essere rassicurata, la gente si preoccupa, vuole sapere ma noi che fine facciamo, i clienti vogliono sapere ma i nostri soldi che fine fanno. Prima di Natale potremo andare in vacanza a Natale, a ripiacendo, forse molti non andranno in vacanza, incluso chi vi parla, ma potremo dire alla fine di questo percorso, di qui a 15 giorni, che la banca è stata messa in sicurezza. Volete che ve lo dica in maniera più esplicita? Che la banca sarà salva. La liquidità non è un problema. Prima scherzando citavo mia madre, ma ci sono delle persone che mi telefonano e dicono: ma io risparmio di tutta una vita, che ne faccio? Li devo ritirare? Assolutamente no. C'è una professionista che sta per portare 20 milioni di liquido, che non sono 20 milioni suoi, sono 20 milioni di depositi giudiziari, cioè di capitale amministrato per conto del tribunale, sostanzialmente li aveva portati via prima della pausa estiva perché era spaventata da quello che stava succedendo, sta depositando un'istanza al tribunale per essere autorizzata a riportarli fra di noi. Ma è un messaggio di ottimismo che si basa su quello che stiamo facendo e sulla condivisione di un progetto da parte anche della vigilanza. La Banca d'Italia ci è molto vicina in tutti i passaggi, l'ingegnere De Bussis ed io sentiamo direttamente la Banca d'Italia ai suoi massimi vertici. Posso pensare che se non ci sentono un giorno si preoccupano pure, dicono forse che cosa è successo e l'amministratore delegato e il presidente hanno il raffreddore. Quindi anche da questo punto di vista dovete essere tranquilli e dovete essere capaci di irradiare e di diffondere tranquillità. Però c'è anche una fortissima attenzione a questo dato ed è un'attenzione che anche a livello politico è condivisa ai vertici e posso dirlo anche ai vertici del governo. Il 18 di
questo mese si firma un accordo in cui ci sono dei nuovi proprietari, i nuovi proprietari che avranno la maggioranza dell'azienda. È tanto bella la notizia che la banca ridiventerà molto forte dal punto di vista patrimoniale, ci avrà lo Stato dietro e quindi voi potete andare dai clienti e dire: quella Popolare Puglia e Basilicata non si regge in piedi, la Popolare Pugliese sta lì e noi ci abbiamo stato dietro, i soldi dateceli a noi. Questo è il discorso che potete fare tranquillamente, li sfondate se ci avete poi la forza e l'energia commerciale. È stato molto irresponsabile quello che è avvenuto negli ultimi 3-4 anni. Questo è un esempio di scuola, di cattivo management, di management irresponsabile, di management esaltato. Quando sono venuto la prima volta c'era un signore con i capelli bianchi, che ancora c'è, che era capo del pianificazione e controllo, e dicevo: mi fai vedere i dati delle filiali eccetera, e tutti i conti economici truccati. Truccavate pure i conti economici dei filiali, taroccati. Perché io ho rotto tante le scatole per lanciare sto green bond, eccetera, ma non per mica del verde, a me che cazzo mi frega del verde? No, niente. È un settore importantissimo, ma è la tecnica che sta sotto. È il capital light, cioè di fare assistenza alle imprese cercando di non assorbire patrimonio e portando i soldi a casa. Tenete conto che questa tematica si va a incrociare con un piano di ristrutturazione non semplice, che è imprescindibile. Il piano di ristrutturazione prevede un taglio degli organici molto importante. L'Europa, se non vede il piano di ristrutturazione, non gli dà il permesso. Purtroppo i risultati del primo di tutto l'anno sono molto insoddisfacenti. A questo si aggiunge una storia degli ultimi anni molto negativa sul credito. La banca il credito lo faceva a livello centrale e lo faceva in filiale e lo fa al centro e lo fa in filiale. Il credito è stata la palla di piombo che ha distrutto il patrimonio di questa azienda. Alla fine sarà la distruzione, 800-900 milioni, però è stato distrutto patrimonio per questa entità. Il cost income che ha la banca, cioè il rapporto costo ricavo, è indecente. Non è possibile che la banca possa viaggiare al 100% quando alcune banche stanno al 50%, quindi ci stanno troppi costi e pochi ricavi.